un microfono professionale, oggetti di uso quotidiano e tanta voglia di divertirsi a creare suoni e linguaggi come dei veri e propri doppiatori. Sono questi gli ingredienti del progetto promosso da Doppio Sorriso, che ormai da alcuni mesi coinvolge alcuni giovani dell'associazione lucchese L'amore non conta i cromosomi, grazie all'ausilio di professionisti sia del mondo sanitario sia del settore tecnico. E così, tra un gorgoglio riprodotto con una cannuccia, un barattolo d'acqua, un palloncino schiacciato sopra un tavolo e una frase da imparare, piccoli aspiranti professionisti ridoppiano i grandi classici della Disney, da Re Leone a Biancaneve, imparando sia l'arte del divertimento e della socializzazione, sia il linguaggio delle emozioni e della voce. Loro sono Chiara Maria, Teresa, Riccardo, Sergio, Gaia, Francesco e Martin, e ogni lunedì si trasformano in piccoli doppiatori con risultati straordinari.